A me il primo tempo non mi è sembrata una squadra che ha demoralizzazione. Dopo, chiaro che quando le cose non ti vanno bene, ma questa è normale, ma è l'unica cosa che ti può salvare è continuare a lavorare e allungare il periodo in cui fai bene e soprattutto limare gli errori. È anche vero che posso dire con discreta cognizione di causa che facciamo un errore e prendiamo un gol. Però questo non deve essere un alibi, purtroppo è un momento così, arriverà il momento in cui magari ne facciamo tre e non li prendiamo. Adesso è così, quindi dobbiamo evitare anche quell'errore lì. Così se ne viene fuori, solamente così. In questo momento devi accettare questa situazione, tu non puoi fare mezzo errore. Ho capito, io sono d'accordo con lei, si figuri io. Questo non è pazzo. Ma questo è un limite di questa squadra. Allora faccia la domanda diretta che io le rispondo, non c'è nessun problema. Questo è un limite di questa squadra. Non ci siamo incazzati abbastanza, sono d'accordo. È esauriente la risposta. È un limite. Punto. Onestamente non è un limite mio, se proprio lo volete sapere. Però mi ci metto in mezzo anch'io. Io sono il capo, quindi è giusto così. È un limite sicuramente di questa squadra, come c'è un limite di attenzione in alcune situazioni. Che ti ripeto, non puoi non subire praticamente niente e finire la partita sempre con un gol preso. Ogni tanto magari sarebbe bello non subire praticamente niente e finire 0-0, per esempio. Però non succede e questo non è solo una fatalità. Io credo poco alle fatalità, secondo me è una responsabilità nostra. In quei momenti prendiamo una decisione sbagliata e ci fa prendere gol. Tutto molto semplice, molto banale. Il calcio è una cosa semplice, secondo me. Anche nell'errore poi del gol, per esempio, potevamo tranquillamente metterci una pezza. Invece non abbiamo messo neanche la pezza, abbiamo fatto l'errore e non abbiamo messo la pezza. Queste sono le cose importanti. Che non conta un cazzo, te l'ho detto, sono puttanate, quelle degli attaccanti, sono puttanate. Ogni volta si fa sto conto, 3-7 difensori ci difendiamo, ma chi se ne frega, il problema non è quello. Infatti si vede, abbiamo più tirato in porta, giusto? Era giusto provarci, sono sveglio io, se faccio allenatore senza aver fatto il calciatore, vuol dire che sono sveglio. Però ci si prova, il risultato qual è? Secondo te lo rifarò di nuovo, ma non ci penso nemmeno, scordatelo. Neanche uno, neanche due forse, perché non siamo in grado di farlo, non siamo in grado. Mettici per la poca voglia, mettici perché non sono in condizione, mettici quello che vuoi, la realtà è che quando facciamo questa cosa qua non tiriamo più in porta. Questa è la realtà, se volete la statistica Panini basta che ve la scaricate. È la realtà, io ci provo perché è mio dovere provarci, ma dopo. Non sono bravo io a spiegare le cose, non c'è la necessaria qualità nei giocatori. Questo può essere anche un aspetto. Sicuramente sono due aspetti della stessa situazione. E ti ho detto, io un anno ho chiuso a 9 e mi sono salvato senza play out. Non fate sti conti qua, non lo so. Io sono convinto che se una squadra esprime qualcosa e magari riusciamo ad aggiungere qualcosa di più sul piano della qualità e sul piano della personalità, perché qui abbiamo un evidente problema di questo tipo. Evidentissimo. Ok, inutile che stiamo qua a nasconderci, diciamo la verità, io posso essere un coglione a mettere in campo la squadra, però dopo in campo bisogna avere un po' più di personalità. Io preferisco sempre gente che prende delle decisioni e dopo rientra a 5.000 all'ora piuttosto che quelli che cazzeggiano, questo ormai l'avete capito, quindi quelli che cazzeggiano non giocano e gli altri però devono fare determinate cose. Poi, come ho detto a qualcuno di loro, se non sono in grado vanno in società e dicono l'allenatore è un deficiente perché mi chiede delle cose che io non posso fare, quindi o va via l'allenatore o va via il giocatore, è semplice, c'è mica nessun problema, per me possono andare via tutti. Se rimangono gli faccio un culo a Natale che probabilmente il panettone neanche non lo mangia, credimi, un culo come una campana, perché c'ho una squadra, c'ho tutti e 28 a disposizione, a me non è mai capitato, vuol dire che possono andare più forte di così, perché qualcuno deve rompersi per forza. Se tu arrivi al limite, qualcuno di fermo ci deve essere. Io li ho tutti a disposizione, sono troppi. Qualcuno devo romperlo, per forza. Perché vuol dire che non sono arrivato alla fine. Sì, no, funziona così, Vara, scrivilo pure, a chiare lettere. Qua non c'è neanche una contrattura, è impossibile. Vuol dire che non andiamo al limite. C'è poco da fare. E se non vai al limite in settimana, la domenica, diciamo delle cazzate tutti quanti, io e dopo voi. E questo che sia chiaro, scrivetelo bene. Quindi d'ora in poi aumenteremo. Non diminuiremo, aumenteremo. Chi ci sta, ci sta. E chi non ci sta, pazienza. Non è un problema.
Perché non possiamo, non è sufficiente quello che facciamo, è evidente. Qualunque cosa fatta bene, fatta male, che facciamo adesso non è sufficiente. Quindi giù la testa, toni bassi e lavorare tantissimo. Questo possiamo fare noi, basta. Questo passo indietro come lo Ho parlato di passo indietro? No. No, appunto. Perché mi parli di passo indietro? Non ho detto passo indietro. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto ottimamente, molto bene. Non ho niente da dire sul primo tempo. No, no, probabilmente io, ripeto, nel secondo tempo con i cambi che ho fatto qualcosa ho combinato io, secondo me, la responsabilità è mia. Però purtroppo non posso pensare che durino tutti i 90 minuti, qualcuno era scarico, era stanco, era giusto cambiarlo, insomma. Però sicuramente con i cambi non ho influito positivamente, quindi quella è responsabilità mia. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto una buona partita. C'è anche una differenza netta che secondo me riguarda anche lì la personalità e la capacità. Noi magari tiriamo in porta 10 volte e non facciamo un gol, loro ci tirano una volta e fanno gol. Quindi noi siamo probabilmente mediocri da questo punto di vista, loro sono bravi. Oppure sono mediocre io perché li faccio calciare un centimetro più a destra e un centimetro più a sinistra. Boh, ci può stare anche quello. Anzi, ci sta, perché anch'io devo andare lì a grattare il fondo del barile, purtroppo. È un momento così. Dopo magari capiterà che Zamparo fa gol al volo di destro. Dubito, però ci può stare. Adesso no. Normale. No, nel senso che aumenterò sensibilmente l'intensità durante la settimana, perché sono convinto che non siamo al limite. Quindi se voglio una squadra al limite, io penso sempre che ho una squadra di 20 giocatori, preferisco averne 15 che vanno a 1000 e 5 che stanno così e così, nel senso che hanno qualche mezzo fastidio, piuttosto che averne 20 seduti sul divano. I 20 seduti sul divano non mi interessano perché questo sport si fa di corsa, quindi devo tirare l'elastico di su. Dopo è ovvio che se tiro l'elastico devo mettere anche in conto che qualcuno magari non stia benissimo. È una cosa giustamente da fare con calma durante la sosta di Natale, quando c'è la possibilità di lavorare, però è un problema secondo me. Durante la settimana noi, il problema, abbiamo ancora margini, quindi bisogna scovarli sti margini, sono convinto di questo, il senso di quello che ho detto prima è questo. E poi io penso che una squadra debba lavorare di più, se le cose vanno male dobbiamo lavorare di più, questo non vuol dire che li carico come Zeman sulle spalle e li faccio saltare i gradoni, no, magari farò altro però. Ah, dipende da loro, le ho detto che per me possono andare fuori tutti dai coglioni, non è mica un problema. Se restano sanno che è così, e se no vanno via. Il problema non è mio, Io non ho il procuratore, adesso c'è il mercato, sapete anche voi come va il mercato? Ogni volta bisogna parlare di sto ostia del mercato. Il mercato va così, chi resta deve essere convinto che dobbiamo fare di più. Ed è banale dirlo, no? Però io lo dico, durante la settimana dobbiamo fare di più. Chi resta abbraccia questa causa, la sposa, abbassa la testa e via. Chi non resta perché ha altre offerte o perché non è convinto o perché è abituato ad essere un ex atleta, come ce ne sono tanti in Italia, per me può andare via. I tanti errori che sottolinea il mister, tu parlavi prima di prestazione, la prestazione c'è stata anche oggi, almeno per un tempo a mio parere, poi le occasioni non è una nel corso della difesa, ma la testina si è presentata ben due volte davanti a Sa, se vogliamo dire la verità. Allora ti chiedo, che cosa manca a voi? È una questione di concentrazione, di personalità? Da che cosa dipendono questi errori? Ma avessi la soluzione adesso, penso che così come anche il mister, così come anche chiunque, la metterebbe in atto nell'immediato. Quindi a calcio si gioca 11 contro 11 con i calciatori che subentrano. Ci sono tanti aspetti da valutare, tante situazioni da valutare, a volte basta un mezzo centimetro fatto in più, un mezzo centimetro fatto in meno che ti comporta un gol subito così come un gol fatto. Quindi non si ha una palla di vetro dove si può decidere cosa cambiare e come cambiare. Di certo abbiamo a disposizione noi calciatori tutta la settimana per migliorarci, per lavorare sodo e lavorare duro. Io, anche data l'esperienza che ho avuto l'anno scorso, mi sono salvato con 25 punti di penalizzazione solo attraverso una coesione generale. Quindi faccio una chiamata ai tifosi, una chiamata anche a voi stessi, una chiamata alla società, a chiunque, bisogna tutti cercare di rimanere compatti e uniti. Questo è quello che io sento di dire dall'esperienza che ho avuto passata, perché noi l'anno scorso io ho firmato a Lucca già sapendo che avrei avuto 8 punti di penalizzazione, quindi
partivo già da meno 8. In corso d'opera sono diventati 25. E noi, anziché abbandonare la barca, ci siamo rafforzati di questi punti di penalizzazione per portare la salvezza a casa, che abbiamo raggiunto alla fine. Quindi, non per presunzione, ma da questo punto di vista può essere presa ad esempio la mia esperienza vissuta. Quindi cercare di lavorare a testa alta, guardare avanti, guardare sempre avanti, dritti verso l'obiettivo, e io sono certo che lo raggiungeremo a fine campionato. E gli insulti che si prendono a fine partito, io penso siano giusti. Non c'è nulla da dire, loro sono tifosi, vanno rispettati per quello che fanno, i chilometri che macinano per noi. E noi, da calciatori intelligenti, dobbiamo lavorare a testa alta e spingere sempre di più durante la settimana, e la domenica mettere qualcosa in più. Tutto qua.